propria area di rigore, al limite del Piero. A vuoto Mendezar e c'è il gol di Simeone. Pezzotto per Verona, attenzione, chiama il pallone Inzaghi, pallonetto, Simeone, yes, Pablo Simeone, la Lazio va in vantaggio. Cragnotti si assicurò con un blitz. Intanto il colpo di testa di Simeone, palla che finisce in rete per il vantaggio della Lazio. Lazio 2, Inter 1. E non esulta, vedi che non esulta. Non esulta Simeone. Non esulta evidentemente per rispetto verso la sua ex tifoseria, perché era un idolo della tifoseria interista, ha fatto un ottimo gol, ma da lui ce l'aspettassero perché è molto bravo ad inserirsi. Lo diciamo anche soprattutto nel primo tempo. Il ballo che affascina in bianco e celeste, si sa, è il tango. A quello che viene dopo date l'interpretazione che più vi aggrada. Nedved ha ripreso regolarmente il suo posto, eccolo in aria, Pancaro, pallone insidioso, la rete di Diego Simeone, ancora lui. Tre uomini in barriera, Veron preferisce scodellare dentro, rete! E il gol della Lazio che riapre tutti i discorsi, non poteva che essere di Simeone. Ecco che parte di testa, rete! Simone Inzaghi, ma il suo passaggio all'indietro diventa un assist per Castroman, il rimpallo poi favorevole, l'intervento di Simeone, battuto Mazzantini che può sfiorare sotto solo il pallone, Lazio in vantaggio al 43esimo della ripresa, gol partita di Simeone, prima rete in campionato per l'Argentina. Pancaro a Poboschi, esterno destro, palla sul palo, arriva Simeone, palla in rete al 35esimo. Punizione, Fiore. Simeone, stacco e palla in rete. Un ex giocatore dell'Inter, Simeone, porta la Lazio in vantaggio. Non ha esultato per rispetto evidentemente dei suoi ex tifosi, del suo ex club. Battuto Cristiano Zanetti. Cross poi di Lopez e il gol di Simeone al sesto minuto. Ecco la gioia del centrocampista argentino, uno dei punti di riferimento del passato della squadra biancoceleste. Le proteste comunque del Chievo per la posizione di Simeone, ma il fuorigioco sembra non esserci, quanto è Moro a tenere in posizione regolare l'argentino, come andiamo a rivedere in queste immagini rallentata. Destra, la sua battuta e il gol della Lazio che riesce a portarsi in vantaggio proprio con Simeone. Corner di Mihajlovic, colpo di testa di Simeone, Lazio in vantaggio al 18esimo. Bel gol quello di Simeone, ma in ritardo Ferron sullo stacco vincente. Al 20 tutta la panchina della Lazio abbiamo visto a bordo campo in piedi a seguire l'incontro e poi arriva al 42esimo, al 46esimo, al primo minuto di recupero il gol del pareggio del movimento da parte degli attaccanti, la battuta di Fiori, il cross in mezzo, colpo di testa in rete, pareggio della Lazio, il colpo di testa di Simeone. Corradi possono far male, parte il cross di Chiesa, colpo di testa in rete, sempre lui, il gol di Simeone. Bella, Fiore scatena subito l'azione d'attacco, è partito Simeone, 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 rete, Simeone.